È già iniziata a Spal Napoli, siamo al primo minuto, un Napoli con ben 7 indisponibili, tra cui anche Insigne ancora una volta, addirittura sono talmente tanti che non rientrano nella grafica, però c'è anche Lorenzo Insigne, ve l'assicuro, Zielinski e Milik in attacco, c'è Younes come esterno a sinistra, Caglion dall'altra parte, Goulam in panchina, preferito a lui Mario Rui, Luperto titolare al centro della difesa e non Albiol. Protegge la palla, la scarica su Cionek Vivieno. Lancio longo, un po' ciccata la palla, la recupera il Napoli all'Anama, limite dell'aria, si porta la palla su sinistro destro, prova il tiro, respinto, la recupera Yogi, attenzione ancora all'Anna, e arriva, nell'Arezza, Zero Napoli, l'onda. L'onda Mondo Flex con il gol di Allan. Ve lo faccio rivedere. Praticamente Allan da questa altezza tira una prima volta addosso a Milik. Il pallone capita qui sui piedi, se non erro, di Zielinski, che la rimette sui piedi di Allan. Allan si crea lo spazio, tiro a giro. Ovviamente i giocatori della Spal erano più su questo lato e il pallone termina in rete. Batte Viviano. Younes. Posso informare a casa? Sì, aiutaci. Posso, ragazzi, no. Sta cosa mi sta ogni volta mi va a posso calcio da Napoli il Napoli. A casa come nascono certe iniziative, sì, anche perché è un mio amico da tanti anni e penso di poterlo dire. Cioè a casa c'è, magari molti non sanno che non fanno TV, c'è l'Auditel, no? Per rilevare, sì, gli ascolti. Noi abbiamo il Vaccatel per queste cose. Se Vaccaro ride, ecco, se Vaccaro gli viene da ridere così vuol dire no. Quando Vaccaro gli viene questa voce, gli viene la risata. Ma ride così. Sempre, non fa testo. Malcuit che serve subito, Milik si aggiusta la palla, ma questo non è buono, ma roba Milik, figurati. Milik viene fermato, riparte la spalla. C'è grande pressione alla spalla, la spalla vuole a tutti i costi il pareggio. Che bello giocare una partita che se anche pareggiano non ti cambia niente. È vero, è bello. Insomma. Io vorrei essere così con l'Inter. Vabbè, come spesso succede all'ultima giornata a quelle che già... No, ma voi negli ultimi 7 mesi sapevate il secondo posto e secondo vabbè, stato. Dai, 7 mesi no. C'è stato un momento Lazzari, in cui Lazzari, il Milan addirittura ha sperato al secondo posto. Questo rigore. Calcio di rigore per la Spalla, questa volta c'è tutto. Non capisco perché Mario Raimondi esulta, inspiegabilmente. No, era una cosa nostra. Raimondi, tu mi devi spiegare perché esulti. Fantacalcio ha le passioni. Fantacalcio è una roba brutta. No, perché esultare per il rigore della Spalla. No, fantacalcio ha le passioni. Era per la schedina. La verità è che Raimondi è ossessionato dal fatto di tutte le squadre possano diventare avversari anche con un punto in più. Lui vuole ammazzare il campionato italiano, avere 103 punti di vantaggio su tutti. Netto il fallo di Luperto su Floccari, netto, che al terzo tentativo ce l'ha fatta dopo un colpo di testa, dopo un gol annullato sulla inesperienza di Luperto. Lo batte Petagna. Attenzione a Meret. Io ve lo dico prima. Petagna contro Meret. Attenzione Meret. A Napoli ti direbbero stai zitto perché porta seccia. Quindi seguiamo il rigore. Petagna. Scusate, parte Petegne. No, mamma mia, l'aveva presa! Pareggia la Spal, ma non basta. 1-1 Spal, direi anche meritato. Petagna, l'onda Mondoflex. Gianluca. Scusa, io non sono del posto. Porta seccia cos'è? Porta sfortuna. Porta sfortuna. Ma cos'è qua? Gomorra, mo ce ripigliamo tutto, calla che nuostra, cos'è?
porta seccia. Non si dice mai gol prima che la palla entri e dopo il consulto del VAR. Come non si dice che Meret para se poi... No, ma non conoscevo seccia. In effetti l'aveva parata. Quasi no, la toccata è purtroppo... La ciorta è la fortuna, la seccia è la sfortuna. Esattamente, Mauro che va spesso a Ischia in vacanza, conosce il napoletano. Entra Goulam, esce Zielinski. Tu sei un razzista tu. No, io amo Napoli, lui lo sa. Lui si salva sempre così. Sì. Andiamo a seguire la gara, però è entrato Goulam per Zielinski, Mimmo. Alanama Ruiz, Alanama Kid. Non riesce a venire fuori il Napoli, adesso Ruiz allarga tutto a destra, dove si corre Malcuit, Kismilicia viene vicino subito, Milaik ancora a cercare ancora Malcuit, alza la testa, c'è ancora Milaik, fa girare la palla davanti all'area, attenzione, entra in adesso Ruio, e arriva il capitone, un solo grido, il capitone, gol di Mario Rui, l'onda. Mamma che roba brutta. Io ho tolto il basket. Ma che cos'è? Oh. Natale in casa Cupiello, cos'è? 2-1 Napoli con il gol di Mario Rui che riporta il Napoli in vantaggio sul 2-1. L'onda Mondoflex. Ve lo faccio vedere qui sulla sinistra, Mario Rui riesce a trovare lo spazio e a concludere sotto la traversa battendo Viviano che poteva fare ben poco vista la bella giocata di Mario Rui. 2-1 Napoli. Attenzione, riparte il Napoli. Ma che suo figlio che guarda. Attenzione, la manovra adesso di Goulam, Verdi, Goulam. Fischia adesso l'arbitro. Finisce qui, il Napoli batte la Spal 2-1 in casa della Spal. Andiamo a vedere rapidamente la classifica con il Napoli che sale a quota 76. La Spal resta ferma, quota 42 punti, 13 punti alla Juventus che giocherà però tra pochi minuti con la Roma.